devi abbandonarmi i proprio ragazzi adesso. E le ragazze del teatrino vivente lascino subito lo studio, restituendo quinte e costumi in attrezzeria. Stiamo per chiudere. Signore, stiamo registrando il pezzo, l'ultimo. Niente, niente d'acqua. Ma che sta? Sono chiuso tutto qua. Sono andati tutti qua. Vabbè, facciamo lo stesso, un numero di prestigiatore. No, che ce ne può, ci divertiamo per la dignità. Vabbè, vabbè. Reduce dai successi di una lunga tournée nei paesi vesuviani, nelle più grandi metropoli, a Fragolo, Cicciano, Baiana, Secondigliano, Nola, Purchiano, Casavatore, questa sera Mark Prestigiato e la sua bellissima ed eccezionale assistente Ketty! Buonasera Ketty, se c'è una cosa che si può dire di te è che sei sempre bellissima. Mi confondi. Ma che ti devo confondere? Tu sei sempre la stessa, magari. Signori e signori, buonasera, siamo vostri ospiti e iniziamo con il primo esperimento della serata, che prevede la materializzazione in questo cilindro che, come tutti potrete vedere, signori, è completamente vuoto. Vuoto? Vuoto, vuoto. Come? Vuoto, vuoto. Sì, la materializzazione, dicevo, di un foulard da donna. Ti prego che ti concentrati, un tocco di fluido magico, prego. E vediamo se il primo esperimento della serata è riuscito. Voilà! Bravissima, Ketty, bravissima. E continuiamo, signori, con il secondo esperimento. Smettila, ti do la bacchetta magica sulle mani. Continuiamo, signori, con il secondo esperimento della serata. Esperimento che prevede... Uffa, ce lo dica a mio marito, ti faccio scomparire. Basta, basta! Io sono portato per il drammatico. Non dovevi abbandonarmi proprio adesso, Maronna, che il mio cuore si è abituato a te. Bella e buona tragedia, tragedia. A me mi piace. Aspetta. Non dovevi abbandonarmi proprio. Ho capito, sai che è a te. Infatti ci vuole un sottofondo musicale. Gli viene meglio fare la tragedia con il sottofondo musicale. Ma fa. Io non sai ci suonare, Non sai suonare? Ma perché? Secondo te tu sai recitare? Per esempio, a me tutta questa parte che la chitarra non mi serve proprio. Ma a me... Che la sacci opera? A me la sacci, non interessa. Se vuoi farmi un sottofondo, mi fai un sottofondo con sentimento. Con sentimento? Con amore. Con amore. Vabbè. Non ti preoccupare, va. Vabbè. Irma, non dovevi abbandonarmi proprio... Più amore. Più amore. Sì. Non dovevi abbandonarmi proprio adesso. Con più amore. Non dovevi abbandonarmi proprio adesso. Con più amore. No, capito, ma è bene. Lascia. Amore. Quant'hanno dato per far dormire? Mandolina e poi Maria. Ma cosa fate? Ti aspetti da tanto. Cercala nella rabbia e che sta gente. Irma, non dovevi, a me mi piace. Basta ragazzi, non c'è più niente da fare qui. No. Andiamo via. Sì. Ma perché? Non sei contento? Contento sì, ma sarò ancora più contento
quando avrò ottenuto il perdono e l'applauso di questo amabile e rispettabile. Il pubblico è pregato di recarsi subito alla pedana numero 4. No, no, no. Presto, per favore, alla pedana 4. L'applauso! Dateci un applauso, per cortesia.